come ogni giorno prontissime, ore 18:30 Gossip Mania. Ben ritrovati amici di Teleprima, amici anche di Gossip Mania. Ovviamente anche perché sappiamo che ci seguite e che siete ugualmente curiosi come noi per conoscere tutti gli ultimi inciuci delle ultime 24 ore non, e anche oggi ci sono degli argomenti, posso spoilerare, veramente clamorosi. Come sempre al mio fianco, è inutile presentarla ma lo faccio sempre molto volentieri, Elvira Vigliano. Ciao Alessia, ben ritrovata. Elvira, oggi puntatona, succede di tutto, ormai siamo ad un livello pro, sì, proprio. Qua 4.0, manco 2.0. Esatto. Abbiamo superato anche il 3, siamo arrivati, sì, al 4 proprio. Ormai non ci sono paragoni, è impossibile dire. Il modo in cui si fanno le ricerche qui è alto livello proprio. Alto livello, ma soprattutto oggi iniziamo con un alone di mistero. Sì. Perché, cari amici di Gossip Mania, c'è un giallo assolutamente da risolvere, che viene da lontano, che coinvolge una nota panterona del, sì, mondo della moda, tra le donne più belle, possiamo dire veramente, che esistono al mondo, che alla veneranda età di 51 anni ha deciso di diventare madre, ma così, da un giorno all'altro, sì, senza spiegazioni, senza un po' di pancina, senza un post sui social. E se non metti un post sui social, chi sei? Nessuno. Nessuno. Cioè, questa gravidanza veramente, visto che non è testimoniata da alcuna foto o video, non è mai esistita. Sì, e suppongo che realmente non ci sia stata, perché effettivamente dalla sera alla mattina è cambiato tutto. E sappiamo che insomma le madri cercano di monitorare poi un pochino quelli che sono i progressi del pancino che cresce, anche un pochino come un percorso di vita insieme anche a chi segue. E invece nel caso di Naomi nulla da dire. Ebbene sì, perché ve l'ha svelato Elvira, stiamo parlando proprio di Naomi Campbell, che ha pubblicato nella giornata di ieri incredibilmente questa foto con questi piedini minuscoli, dando il benvenuto a sua figlia, a questa nuova creatura, già ne follemente innamorata. Ha solo messo questa foto, pubblicato questa foto di questi piedini intorno alle sue mani che li avvolgevano, e c'è un grandissimo alone di mistero, perché come dicevamo prima non è mai stata pubblicata la foto di un pancione, piuttosto che un post che potesse far pensare a qualcosa, un cambiamento nella sua fisicità, nulla di nulla, è tutto avvolto dal mistero. Sì, diciamo che questo rompe un pochino gli equilibri che noi ci eravamo creati, perché noi sappiamo le notizie grazie alle influencer che pubblicano storie. E se loro ci privano di questa gioia, poi il nostro lavoro finisce, quindi cercate un attimino di darci delle spiegazioni. Anche se mi è venuto proprio in questo istante un flash. Mm. Ricordi che parlammo di Naomi proprio qui a Gossip Mania, perché doveva fare un'ospitata al Festival, sì, di Sanremo, certo, dicendo che era saltata all'ultimo minuto perché era preoccupata dal volo internazionale, dalle problematiche Covid, e chissà se effettivamente in realtà non si celava qualcos'altro, quindi o l'essere effettivamente incinta, molto probabilmente con metodi particolari vista l'età, oppure effettivamente già c'era qualcosa che bolliva in pentola. La cosa che mi stupisce è che, sai, quando si fa del bene anche attraverso un'adozione, di solito non si nasconde mai. Abbiamo visto come ad esempio Angelina Jolie non ne abbia fatto mistero di tutte le adozioni che ha fatto. E questa reazione di Naomi, insomma, fa un pochino pensare, perché potrebbe aver attirato tante critiche. Comunque i problemi nelle gravidanze in età adulta sono tantissimi, e forse c'era anche un pochino la voglia di voler nascondere questo segreto, perché non si sapeva come poi potesse andare a finire. Certo. Quindi potrebbe essere anche un riserbo dovuto a questo. Effettivamente questo collegamento che hai creato potrebbe avere questa spiegazione. Eh sì, anche perché già negli scorsi anni, possiamo dire lo scorso anno, la stessa Naomi si era resa protagonista di varie dichiarazioni sul suo voler diventare mamma,
sul suo voler crescere una piccola, quindi questo desiderio di maternità già era stato cullato da tempo, e anche perché soprattutto eventualmente non solo non c'è traccia del pancione, del vario pancino nel corso dei mesi, ma neanche di un compagno. Esatto, e questo è, diciamo, il Esatto. problema principale dovuto a questo. Fortunatamente le tecniche oggi si sono migliorate sempre di più, quindi insomma l'uomo, mi dispiace dirlo, ma non è che serve poi a così tanto, Almeno non uno non specifico, uno io. specifico. Quindi insomma è una scelta abbastanza particolare, perché insomma fare un figlio con qualcuno che non si conosce, nel caso appunto di queste metodologie, risulta anche difficile. Però ecco, potrebbero essere tanti i segreti dietro questa scelta. Sicuramente c'è la voglia di privacy e di mantenere, insomma, un grande riserbo su questo. Però molti hanno fatto capire come in realtà da alcune parole presenti proprio in questo post ci fosse poi la volontà di svelare a poco questo mistero. Sì, tra queste parole c'era proprio mi ha scelto come madre, quindi dà la sensazione proprio ovviamente di un'adozione, di una scelta particolare che magari al primo sguardo appena è nato, comunque piccola, si siano scelte vicendevolmente, anche se in questa foto poi l'unico dettaglio che si può notare è un braccialetto di carta che ha Naomi, che farebbe presupporre quindi un parto. Però ovviamente potrebbe essere il tutto legato ad altro. Sì, anche perché credo che nel caso dell'adozione, soprattutto se insomma c'è stato un utero in affitto o così via, Sì. penso che le dinamiche in ospedale siano un pochino queste, per evitare poi errori Certo. possibili. Fatto sta che insomma non riesco a capire il motivo per il quale poi sia stata anche appoggiata dalla famiglia in questa scelta, perché non ci sono state notizie di alcun tipo, nemmeno dalla stessa madre, quindi Sì. fa pensare che forse c'è qualcosa di non detto, e solo nel momento in cui effettivamente tutto sarà risolto, magari dirà la verità in una delle classiche interviste. Molto probabile, anche perché è un po' il periodo delle Sì. grandi interviste, anche se mi sento di condividere la scelta comunque di tenere un po' per sé tutte queste dinamiche molto private. Sì, lo condivido appieno, anche perché abbiamo purtroppo oggi degli estremi. Da una parte abbiamo chi magari ci tiene al corrente persino di quante volte va in bagno, e poi dall'altra invece abbiamo persone che riescono a mantenere la vita privata effettivamente privata. Quindi non c'è un equilibrio in questo. Però da parte insomma del pubblico c'è sempre molta curiosità, quindi entrambi i casi diciamo che è una strategia di successo. Chi vuole ci riesce assolutamente a mantenere una certa privacy, anche perché sui social si sa quello che si condivide Certo. fondamentalmente o quello che condividono gli altri, quindi bisogna stare attenti anche in questo. Chi non è assolutamente una regina della privacy, e lo sappiamo molto bene, è Diletta Leotta, e ne dovevamo parlare almeno una volta nella nostra settimana, collegando un po' di novità che sono avvenute proprio nelle ultime 24 ore. Ieri pomeriggio, infatti, ci ha fatto un po' sobbalzare dalla sedia questa storia che ha pubblicato durante appunto un trucco e parrucco, Sì. possiamo dire. Quindi, mentre Diletta era in camerino e si stava preparando per un'inaugurazione, insomma, andare comunque in un negozio del centro di Milano, e all'improvviso sbuca questo maccione pronto a dare, Capellone. capellone, barbutone, prontissimo a darle un bel bacio. Lui si vede di spalle, però Sei ci capito sono pochi chi dubbi, anche perché se fosse un è? terzo, cioè, un po' troppo. Pietà, veramente pietà. Esatto, quindi era Gian, lo possiamo dire con certezza. Infatti poi la notizia è subito andata sotto i riflettori, ha ricevuto anche un po' di critiche perché sembrava tanto una cosa preparata, lei poi in asciugamano mentre si stava facendo i capelli, quindi ovviamente c'erano anche delle altre persone, truccatori, parrucchieri e così via, però erano insieme, lei felice, sorridente, tutto come sempre. Sì, è sembrato strano quando effettivamente mi hai fatto presente la storia di Diletta, perché insomma lei fino ad ora non è che ha dato molti indizi su questo amore. Vero.
Però devo dire che si vede poi una differenza anche nell'approccio. Lo stesso Gian sembra essere molto più amorevole, molto più menefreghista, insomma, nei confronti dei commenti negativi. Il Diletta invece forse ha pubblicato questa storia semplicemente per mettere a tacere alcune voci e cercare anche di ripulirsi l'immagine in famiglia, perché la nonna, lo ricordiamo, non le Sì, crede. la nonna ha ancora un po' le idee confuse Sì. su che parte stare, perché evidentemente, giustamente, viene bombardata anche lei di tante informazioni, quindi qualche domanda comunque se la pone. Proprio Diletta, che è stata, ormai lo ripetiamo, giusto per chi magari non avesse seguito tutte le puntate, è stata bombardata nelle scorse settimane per alcune copertine che risalivano comunque allo scorso dicembre, nelle quali era stata paparazzata appunto con il figlio del presidente della Roma. Proprio in quel periodo ha iniziato a frequentare Gian, si era lasciata da poco con il pugile, insomma i soliti intrecci. Ci sono state parecchie polemiche, anche perché Gian le aveva chiesto di sposarsi, lei ha gentilmente rifiutato, almeno rimandato a data da destinarsi. Lui è volato in Turchia e si è cancellato da Instagram. È tornato poi su Instagram, ma come diceva saggiamente Elvira, comunque sembra prenderla un po' più tranquillamente. Posta di meno, è meno presente, magari pubblica cose soltanto del lavoro, idem Diletta, anche se qualche indizio sempre lo dà, abbiamo detto come l'ultimo albergo del weekend. Sembra però che la situazione si sia un po' risistemata e chissà, chissà, magari si parla di nuovo di matrimonio? Non Chi potrà credo, dirlo? no, non credo, non credo, anche perché insomma è per un uomo credo che sia abbastanza brutto ricevere un rifiuto del genere, soprattutto, ma anche per una donna, insomma, è una situazione abbastanza ambigua ed equivoca, perché insomma quando si fa una proposta di matrimonio ci sono tutte le premesse per poter portare avanti questo percorso. E qui si vede un pochino il dislivello, forse lo stesso Gian, come abbiamo detto, ha corso un pochino troppo, però gli uomini sono così, quando si innamorano non mettono la quarta, vanno dritti per la loro Sì, strada. capita raramente, diciamo, soprattutto che l'uomo si innamori prima della donna, però quando succede, è vero, poi vanno come un treno, non capiscono più niente. E invece la donna si fa sempre mille Sì, pensieri, cerca di valutare tutte le conseguenze, i pro e i contro, e poi magari si perde anche il momento perché vivere alla giornata non è di tutti. Noi siamo così, però le altre donne per la maggiore non lo sono. Quindi credo che da questo punto di vista Gian abbia deciso anche un pochino di frenarsi perché le corse non portano mai ad un percorso positivo, quindi è meglio creare delle fondamenta solide e poi vedere che cosa ci aspetta. sicuramente ha ragione lo stesso Gian. Parlavamo anche di tante polemiche negli scorsi giorni e c'è stato un po' uno schieramento. Quelli che si sono schierati appunto pro Diletta Leotta, pro il suo modo di fare, e quelli che si sono schierati contro. Tra i contro abbiamo analizzato la scorsa settimana Paola Ferrari, collega di Diletta, collega giornalista. E invece è arrivato anche un pro di Letta Leotta, e questa è la Stranamente. notizia. Sì, la notizia della settimana, ed è Cecchi Paone, la persona più insospettabile, possiamo dire, che assolutamente ha spezzato una lancia a favore di Diletta, è bella, è brava, farà carriera. Ha detto soprattutto che questo modo comunque di dar spazio anche alla propria fisicità è peculiare della nuova classe di giornalismo. È vero, ci sono anche tante altre giornaliste ugualmente belle, ma lei è anche brava, quindi che sia bella non è un problema. Allora, devo dire che io ho fatto un sondaggio un po' casalingo per cercare di capire se insomma le mie impressioni fossero condivise e quindi ho Certo. chiesto anche alla parte maschile della mia famiglia quale fosse l'opinione nei confronti di Diletta Leotta. Per la maggiore, soprattutto i ragazzi che ovviamente seguendo lo sport capiscono un pochino di più rispetto a me, mi hanno detto che lei di sport non capisce niente. Quindi già partiamo un pochino svantaggiati, però mi hanno detto che è una gragnocca, quindi diciamo che da questo punto di vista non c'erano dubbi. Fatto sta che insomma credo che lei abbia avuto anche un percorso un po' particolare, perché sicuramente ha cercato di affermarsi rispettando degli standard, quelli sociali, in cui effettivamente la donna che va in televisione deve avere un certo aspetto.
Siamo abituati a vedere come in realtà la donna bella sia priva di contenuti e questo è un po' il problema della società moderna, quando in realtà una donna bella può anche essere brava. Certo. Diletta potrebbe essere l'eccezione che conferma la regola in questo panorama pienamente maschilista, però fino ad ora, insomma, ha sbagliato un pochino mira perché sta uscendo fuori dal seminato e sta dando un'immagine di sé, come ho detto già in passato, non proprio positiva. Anche perché si sa che quando insomma, si va in televisione si è sempre un po' nel mirino dei social, anche degli haters, quindi in generale diventa anche difficile avere un'opinione pulita di una persona. Fatto sta che insomma, potrebbe avere ragione lo stesso Cecchi Paone, come potrebbe avere ragione chi è contro di lei. Eh sì, anche perché al momento, per ciò che possa, per il modo di comportarsi, come diciamo sempre, è sempre il lato bello che prevale sul lato bravo, perché ovviamente è lei che dà molto più spazio alla sua fisicità, a questi vestiti un po' più prorompenti, a queste foto che per quanto non siano volgari, ma comunque danno molto risalto alle sue curve mediterranee, diciamo così, per quanto ovviamente si sia fatta aiutare da suo fratello, come Elvira spesso ci ricorda. Sì, perché se mai dovesse sfuggirvi questo particolare, io sono qui per ricordarlo. Devo dire che è questo forse il problema principale, perché se magari dessi un pochino più spazio ai contenuti, anche alle sue partecipazioni in radio, forse riusciremmo ad avere un'immagine più positiva di lei, diciamo così. E questo un po' mi dispiace perché basta scorrere un pochino nella sua bacheca e si vedono i commenti molto maschilisti e molto Vero. volgari che ci sono sotto ogni sua foto. E questo in molti casi, insomma, crea anche un pochino, sai, di problemi a livello psicologico, invece lei se ne frega proprio, quindi sta No, tranquilla, abituata, infatti, abituata. se li fa assolutamente scivolare addosso. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e tra pochissimo Gossip Mania. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale, solo su notix.it. Ben ritrovati dopo la consueta piccolissima pausa pubblicitaria e c'è da parlare di un altro argomento che ha infuocato tutto il palinsesto televisivo nazionale. Bene, sì, Elvira, possiamo dire anche questa volta avevamo ragione, ci avevamo visto lungo. Infatti è stata sgamata, possiamo dire, tutta la storia abbastanza fake. Ovviamente parliamo della scuderia di Queen Mary. Tra Riccardo e Roberta, ma è successo veramente di tutto, ci sono state tantissime accuse, grazie anche poi all'insistenza di Tina che ha cercato di innescare la bomba Ida e c'è riuscita veramente alla perfezione. Infatti la stessa Ida ha detto che in realtà lei ha sempre avuto sensazioni che la coppia non si amasse, che ci fossero dei problemi, che fosse un po' una coppia anche finta e da lì, cara Elvira, non si è capito più niente. Come al solito. Diciamo che io ho cercato un pochino anche di immedesimarmi nei pensieri di Roberta, di Ida, però non so per quale motivo, ma io nutro una sensazione positiva nei confronti di Riccardo. Avrà i suoi difetti perché ce li ha, sicuramente. Però devo dire che le due donne in questione, le contese, sono sicuramente un po' pesantucce. Sì, questo è vero. E la cosa che mi dispiace è che soprattutto quando poi si inizia una storia in età adulta, subito si passa alla convivenza senza nemmeno fare una fase di rodaggio, perché insomma le abitudini sono quelle che sono. Già quando si è giovani è difficile incastrarle, ma poi quando si è più adulti, abituati poi a condurre una vita da soli, diventa anche difficile cercare di trovare un compromesso, anche se c'è l'amore.
È vero, è vero. Infatti loro hanno spiegato varie cose della loro relazione. In primis l'accusa a Riccardo che continuasse a pensare proprio a Ida. Quindi già questo, insomma, abbastanza grave, cosa che non piaceva assolutamente a Roberta. Parlava H24 di Ida e probabilmente era voluto restare in studio proprio all'arrivo di Ida per vedere un po' le cose come evolvessero. E non solo, persino invece Riccardo ha detto che in realtà era stata Roberta a chiedere di restare in studio per altre puntate per aumentare i suoi follower sui social. E poi ancora profili falsi che sono emersi per spiare gli altri protagonisti di Uomini e Donne, tutto ovviamente confermato dalla stessa Roberta, fino all'accusa poi proprio Principe: no, tu hai finto, in realtà è stata una scelta finta. Lei fin da subito ha detto che Riccardo avesse fatto una scelta di testa e non di cuore, però da qui devo dire che avevo riposto qualche speranza in questo rapporto, perché erano passati 4 anni dal loro primo incontro di fuoco e pare che, insomma, le cose continuassero anche a questo sentimento crescesse senza limiti. Quando poi sono usciti dal programma le cose hanno iniziato un pochino ad andare male e subito tramite i social si è riuscita a capire quali potessero essere un pochino i problemi. Devo dire che non ho mai creduto fino in fondo a questa storia, perché mi sembravano un pochino finti dall'inizio. Forse si cercava un pochino di calcare insomma, il passato, creando un rapporto simile a quello che Riccardo avesse con Ida, sai, questo continuo litigare, tornare insieme, litigare, tornare insieme. Infatti l'ha detto Roberta, ha detto: io sapevo tutto ciò, sapevo anche che lui fosse ancorato ancora a Ida, ma testuale me lo sono preso lo stesso, quindi forse ha anche sbagliato a insistere, anche perché lei comunque era molto presa. Sì, lei era molto presa, però effettivamente Riccardo ha detto una cosa abbastanza giusta, e cioè che Roberta sembra essere cambiata rispetto all'inizio. Sì. Già, insomma, all'uscita del programma ha dimostrato, insomma, di non sopportarlo più di tanto, e questa cosa cozzava un pochino con le parole dette in studio, perché effettivamente se si ha questa passione, questa voglia di stare insieme, poi appena si esce non ci si sopporta, insomma, c'è qualcosa che non va. Eh sì, poi ha detto anche che si vedevano poco, 3 giorni per 2 settimane, quindi 3 giorni ogni 2 settimane, e quindi avevano anche poco modo di stare insieme, un po' fermati ovviamente dagli impegni di lavoro, un po' perché dovevano tornare in studio, quindi è una storia che fondamentalmente si è vissuta più in studio che fuori, con tutte le problematiche poi del caso. Fatto sta che ovviamente i due poi sono usciti dallo studio fortemente litigati, si sono un po' mandati a quel paese, con la conclusione che comunque Riccardo si è ancora ancorato alla storia trascorsa e passata con Ida, a quelle sofferenze. Ida anche sembrava abbastanza confusa da tutto ciò che era successo in studio, tra le risate poi di Gianni e di Tina, che erano riusciti nel loro scopo, cioè a creare tutto questo polverone, a far scontrare un po' i protagonisti, e soprattutto la stessa Maria ha consigliato a Ida di voltare pagina, di non immischiarsi in queste tarantelle, per dirla in modo un po' partenopeo, e comunque avendo tanti corteggiatori di focalizzarsi su di loro. E invece da quando è arrivata non ha fatto altro che pensare a Riccardo, e questa cosa, insomma, è indice di una mancata volontà di voltare pagina, e non capisco il suo ritorno quindi in trasmissione. Sì. Perché effettivamente, insomma, non ha molto senso, però credo e spero che, insomma, questa storia non ritorni nuovamente come in passato, perché siamo un pochino stanchi di vedere sempre le stesse cose. Ma sì, anche perché poi ci stanno distraendo sulla storia Principe, quella di Gemma. Certo. Quindi dobbiamo sapere assolutamente se Gemma mai troverà l'amore, quindi non possiamo dedicare troppo tempo anche agli altri. Mi dispiace, non credo che accadrà questo. Dici, neanche in questo pazzo 2021 niente, non ci sono speranze. No, perché parliamo di una donna che è inaccontentabile e insaziabile, a quanto sono appunto i dettagli dati dai suoi corteggiatori, ed effettivamente, insomma, risulta anche difficile relazionarsi con lei. Non riesco a capire
anzi forse lo riesco a capire, come mai amica di Ida, ecco. Ecco, vedi, tutto torna sempre, effettivamente, corsi e ricorsi storici. Invece chi ha ritrovato l'amore per l'ennesima volta e chi sta per convolare a nozze è Paris Hilton, che ha deciso persino di fare del suo matrimonio, visto che ovviamente per le restrizioni Covid sì, sarà in grande stile, ma non super mega iper grandissimo, ha deciso proprio di fare un reality su tutta la preparazione su questo grande giorno, invitando simbolicamente alla cerimonia, ovviamente visibile poi in TV, tutti i suoi fan. Una cosa che non ci saremmo mai aspettata da Paris Hilton, No, assolutamente. Una tipa che così sobria, che vuole stare poi lontano dai riflettori, quindi proprio no. No, il fatto sai qual è? Che insomma, rispetto a quando c'è stata questa consegna di quest'anello creato solo per lei e così via, non ci aspettavamo poi che potesse essere creato una sorta di reality, però calca un pochino anche la rima di quelli che sono gli ultimi trend del momento e anche forse la linea Kardashian, che hanno fatto insomma della loro vita un reality show. Il problema è che forse non avendo tanti contenuti cerca un pochino di attirare l'attenzione su di sé, su queste sciocchezze, perché si tratta effettivamente di mettere in mostra soltanto la ricchezza sua e quella del compagno, piuttosto che insomma celebrare un sentimento. Non voglio farla romantica, no, però è così. Molto invece, molto romantica. Il compagno, che si chiama Carter, l'ha conosciuta nel dicembre 2019, quindi possiamo dire relativamente non tantissimo tempo fa, ovviamente anche lui felicissimo di questa idea di trasformare la propria vita in un reality, che poi è vero, un po' simile Kardashian, anche se alle Kardashian almeno la maggior parte non ha portato tanto fortuna sentimentalmente. Anche lì ci sono parecchie situazioni particolari. Il reality, quindi questa docu-serie in 13 episodi, si chiamerà Paris in Love, ovviamente. Uscirà per fine anno, perché per fine anno è appunto stata organizzata la cerimonia, questo big matrimonio, e tutti non vedono l'ora di partecipare simbolicamente a questa grande cerimonia. Sì, ha un po' sostituito quelli che sono i concerti in streaming, lei ha creato un matrimonio in streaming. Matrimonio, guarda che è una bella idea, eh? È una bella idea, si risparmia sugli invitati, quindi... La bustarella comunque, vabbè, nel suo caso non credo ci sia bisogno, però per noi comuni mortali comunque si riceve, quindi pensateci coppie, pensateci, anche perché si è un po' smossa la macchina dei matrimoni, sì. Anche se ovviamente sarà obbligatorio il tampone per gli invitati o la vaccinazione, però ovviamente qualcosa si smuove. Perché no lanciare l'idea del matrimonio in streaming? Sì, anche perché potrebbe essere un brevetto utile, perché soprattutto in questo periodo, con questo stop che c'è stato per il settore wedding e la ripartenza dal 15 con una serie di direttive da seguire, le polemiche sono state tante. Quindi Paris Hilton ci ha visto lungo e ha deciso insomma di far parlare di sé attraverso addirittura una serie TV. Di certo non le mancano gli strumenti e non le manca anche l'inventiva, devo dire. Ma infatti è stata una veramente delle prime nota sull'allora MTV, con sì, serie TV, documentari e tutto ciò che riguardava praticamente la sua fantastica vita. Se non mi sbaglio si chiamava proprio sì, così, la fantastica vita in inglese però di Paris Hilton, ovviamente. Poi sono passati ovviamente gli anni, io so che tu già sei lì pronta a guardare sì, tutta sì, i preparativi del matrimonio, il vestito che sceglie, certo, la migele, la location, di tutto e di più. Sarebbe sì, bello che poi alla fine non si amano più, si lasciano e niente male. Spero che insomma almeno la serie abbia un lieto fine, perché sulla vita privata insomma Paris Hilton è una che si stanca facilmente, quindi sì. Non vedo un povero ragazzo, povero Carter. Povero Carter davvero. Noi cari amici siamo in chiusura, grazie mille Elvira. Grazie Alessia. E ci rivediamo domani pomeriggio alle 18:30 qui su Teleprima per Gossip Mania. Buon proseguo di giornata, a domani.